a tutti, ragazzi, e buona domenica. Oggi proveremo la Pick Me Up del birrificio dei Piggy Brewing Company. Sigla! Oh, Ale, dobbiamo fare la sigla. Sì, ma vedi che se vuoi so fare la beatbox. Vediamo. Pum, pa, patum, patum, pa. Ciao a tutti, ragazzi, e benvenuti in un nuovo video di Crazy Onion! Beh, ragazzi, oggi, sempre grazie al nostro grande amico Alberto, avremo l'occasione di assaggiare questa birra del Pick Me Up. Pick Me Up del birrificio The Piggy Brewing Company. E che birra è, Giulio? È un American Pale Ale. Bravissimo, un applauso dalla regia di c'è caldo però. Ok, ragazzi, allora è una birra, viene dalla Francia, però non sappiamo se è francese. In teoria è American Pale Ale. Ma che c'è? in teoria sì. Allora, già mi preoccupa perché non so se riuscite a vederlo, regia, grazie. Non so se riuscite a vederlo, ma è parecchio velata, quindi sarà un succhino praticamente. Quindi, vabbè, direi che, allora, secondo me l'etichetta è molto figa. Sì, infatti io comunque vorrei far notare, l'etichetta... Pick Me Up, c'è un pick up. C'è un pick up. Non so se è fatto apposta o... Cioè, veramente, oppure secondo no. me, bella storia. E soprattutto anche il tappo, guardate che carino il tappo, si vede dov'è? Aspetta, ecco così, così. Il tappo, cioè, è molto bello anche il tappo con questo simbolo del porcellino, del porcellino. Però direi, senza indugio, andiamola a scappare. Giulio, tu fermo perché me la sguazzi già, io so che tu la sguazzerai tutta questa birra. Ok, regina, il tappo salviamolo per favore, che questo è un tappo importante. La versiamo, non la versiamo tutta perché sotto c'è un bel po' di residuo. No, no, infatti. Mi sa che oggi per la regia non c'è, non ci esce niente. Assalta la Bastiglia! Ok, vabbè, prendete okay, il fondello, prendete ragazzi. Il fondo. Prendete il fondello. Dai, è un bel colore, però. Allora, sì, bravo. È un bel colore. Bravo, bravo, bravo. Il colore è veramente bello. Devo dire che, effettivamente, non so se riuscite, come lo vedete voi... Ma è veramente figo il colore, è un po', diciamo, come dire, velato? Ah, abbastanza, abbastanza, parecchio, magari parecchio rispetto velato. Alle altre birre non riesci a vedere cosa c'è al di là del bicchiere. Parecchio velato. L'odore sa di, non so cosa, di cosa sa. Sicuramente agrumata. Sicuramente agrumata. Allora, sul sito non è che ci danno tante informazioni sulla birra. Ah, ci dicono che è un American Pale Ale fatta con il 100% di luppolo citra. Quindi sicuramente sentori limonosi, sentori di agrumi a tempesta. Ed è quello che si sente. Ed è quello che si sente. La schiuma è molto persistente. La schiuma persistente dobbiamo attendere un po' per scoprirlo, vedremo, perché già un po' si sta andando a sbondare, però... Prevedo il futuro. Ah, sei tipo cioè, il nostro Giulio. Si attacca anche al bicchiere. Sì, sì, soprattutto. Com'è? Ragazzi, me gusta. Ragazzi, è veramente sorprendente. Non gli avrei dato un euro a questa birra. Però è una birra elegante. Sì, è buona. Non è amara, o meglio, non è troppo amara. No, ci sta perché comunque... Però... Non vorrei dire una blasfemia, però... E non la dire. Però assomiglia un pochettino a Renda a un succo di frutta, secondo me. Potrebbe essere. Però io invece... Invece la trovo, l'odore è molto buono. No, l'odore è fantastico. Non è forte. Anche il gusto. E secondo me è molto, molto equilibrato l'amaro con il finale di citra che un po' ti asciuga la bocca. Cioè, secondo me questa è una birra veramente, veramente consigliata. Non so se riuscirete a trovarla in giro, penso di no. Non so difficile. Dove l'ha comprata Alberto, onestamente sarà... Sicuramente in qualche beer shop lì a Parigi.
insomma, sicuramente questo è anche... Ah, il sito ci consiglia anche i vari food pairings per associare questa birra. Ci dice delle salsicce al barbecue, alla salsa al barbecue, non... delle bistecche di carne. Dei vari vegetali, sì, delle bistecche di carne e vari vegetali. Bene ragazzi, quindi se riuscite a trovarla, birra super consigliata, super buona, assolutamente. Se vi è piaciuto il video lasciate un like ed iscrivetevi al canale, attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità. Non lo so, che devo fare? Beh, devono condividere il video. Condividere il video.